Omnibus, il museo per tutti, ci porta oggi ad analizzare un altro reperto molto noto della nostra collezione, il ritratto di anziano. Oggi si trova esposto insieme ad altri ritratti in una galleria di volti allestita lungo le scale che collegano i piani del museo. Abbiamo immaginato che le donne e gli uomini dell'antica Aquileia accompagnino così i visitatori durante il percorso di visita in museo, alla scoperta della città nella quale vissero. Per consentire a tutti di poter esplorare con le mani questa testa, una copia in dimensioni pari al vero, realizzata con tecnologia laser scanner e stampa 3D, si trova nell'ultima sala del piano terra, dedicata allo spazio delle necropoli. Il volto maschile, scolpito a tutto tondo e in dimensioni pari al vero, è il ritratto di un uomo anziano con un'espressione severa, che guarda dritto davanti a sé. Il lato posteriore della testa non è rifinito con cura e questo lascia intendere che in origine il ritratto dovesse essere visibile solo frontalmente, forse perché inserito in una nicchia. La scultura è realizzata in calcare locale grigio scuro, con delle venature di colore rossastro all'interno, che conferiscono un colore caratteristico alla punta del naso e a parte delle guance. La parte superiore della testa è trattata con frettolosi colpi di raspa, uno strumento utilizzato dagli scalpellini, che delineano la superficie ruvida dei capelli cortissimi e un'ampia stempiatura. La fronte è ampia, solcata da profonde rughe orizzontali. L'espressione corrucciata è ben evidenziata dall'incresparsi della pelle tra gli occhi, sopra il naso e sulle sopracciglia. Tra gli occhi incavati sporge un imponente naso adunco che caratterizza il viso. Ai lati, gli zigomi sporgenti mettono in evidenza le guance scavate e le rughe presenti tra le narici e la bocca. Le labbra sono sottili e serrate. Il mento, leggermente sfuggente, chiude la forma squadrata del volto, evidenziata anche dalla mandibola. Il collo, un po' cadente e solcato da rughe, si interrompe poco sotto, a causa della frattura che forse staccò la testa dal resto del corpo della statua. Il ritratto è completato dalle orecchie molto sporgenti. Questo dettaglio, insieme al grande naso, conferiscono grande realismo al ritratto, che restituisce oggi le fattezze di un uomo realmente vissuto ad Aquileia nella seconda metà del primo secolo a.C., di cui purtroppo non conosciamo il nome. La scultura è un esempio dello stile realistico tipico dei ritratti databili al periodo repubblicano, che va dal secondo al primo secolo a.C. La volontà del committente e l'intenzione dello scultore erano di riprodurre fedelmente l'aspetto del cittadino, in questo caso di un pater familias, cioè di un capofamiglia. Egli ostentava con fierezza i segni dell'età avanzata, che significava prestigio e credibilità nella società romana dell'epoca. Generalmente questi ritratti venivano esposti sulle tombe oppure in vere e proprie gallerie di immagini degli antenati, che potevano essere esibite in occasioni speciali, come ad esempio i funerali. I ritratti venivano custoditi in appositi armadi di legno, spesso ospitati negli ambienti di rappresentanza più importanti della casa, come ad esempio il tablinum. Presso gli antenati, negli atri delle case, c'erano opere che erano ammirate. Non statue di artisti stranieri, né bronzi o marmi. Volti modellati con la cera erano disposti in singole nicchie, perché ci fossero e perché accompagnassero i funerali dei familiari. Ogni volta che moriva qualcuno, assisteva così alla cerimonia funebre tutta la schiera che un tempo aveva fatto parte della sua famiglia. Nel primo secolo d.C., Plinio il Vecchio raccontava nel suo trattato Naturalis Historia l'antica consuetudine, ormai desueta ai suoi tempi, di esporre in casa le maschere di cera che riproducevano fedelmente i tratti somatici degli antenati defunti. Aquileia ha restituito un cospicuo numero di ritratti funerari molto realistici, attribuibili a questo periodo storico che va dalla metà del secondo secolo a.C. all'inizio del primo secolo d.C. Gli esemplari più antichi rappresentano prevalentemente uomini e questo è coerente con il preminente ruolo sociale e politico rivestito dal sesso maschile in questo periodo. Le donne sono invece più spesso rappresentate insieme al marito. I tratti del volto che rimarcavano l'età matura si rifacevano a modelli estetici tipici di tutto il mondo romano. Il personaggio, facendosi ritrarre in questo modo, rimarcava la sua appartenenza al sistema di valori e costumi della Romanitas. Insomma, quest'uomo voleva essere ricordato e celebrato come un Cives Romanus di Aquileia.
Questa testa aquileiese fa parte della collezione del museo fin dalla fine dell'Ottocento e nel primo inventario dei reperti stilato dagli amministratori italiani all'indomani della Prima Guerra Mondiale, il reperto è inventariato con il numero 9. Ritratto, in parte restaurato, di vecchio di straordinaria intensità espressiva. La testa quasi rasa, la pelle del volto tesa e arida, gli zigomi sporgenti, le tempie affossate, le orecchie a vela, la bocca grande che si apre di traverso. Tutto è reso con semplicità di mezzi, ma con potenza di stile. Fine della Repubblica. Se volete venire in museo ad esplorare il ritratto dell'antico aquileiese, potete prenotare il percorso tattile scrivendo a museoaquileiadidattica@beniculturali.it o chiamandoci al numero 0431 91 035. Nel prossimo appuntamento di Omnibus, lo spazio per tutti, entreremo nelle case degli aquileiesi. Siete curiosi? Seguiteci!